lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Carissimi fratelli, secondo il più antico calendario della liturgia romana, la domenica dopo la Santa Epifania è la festa della Sacra Famiglia. Ricordiamo la famiglia, la Sacra Famiglia composta da Gesù, dalla Madonna Santa Immacolata e da San Giuseppe. Questa famiglia che viene chiamata la Trinità creata. La Trinità increata è composta dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. E la Trinità creata perché è creata? Perché la Madonna è una creatura, San Giuseppe è una creatura e Gesù, in quanto, sebbene come Dio, in quanto alla natura divina, non sia creato, però come uomo è la natura umana, una natura creata. Quindi la Sacra Famiglia, giustamente, convenientemente, è un'unione talmente perfetta di persone nell'amore che ha una somiglianza fortissima con la Santissima Trinità e ben ragione si dice Trinità creata. Trinità creata. E in queste considerazioni vorrei, anche purtroppo, anche a motivo di errori che si stanno diffondendo in questa epoca, anche tra esponenti ecclesiali, purtroppo, in mezzo a tutti questi errori, articolerò queste brevi riflessioni, prima considerando se il matrimonio tra San Giuseppe e la Madonna è stato un vero matrimonio, e secondo le caratteristiche della vita familiare, considerando non soltanto il matrimonio della Madonna Santa e di San Giuseppe, ma anche la vita comune assieme al nostro Signore Salvatore e Redentore Gesù Cristo. San Tommaso, nella Summa Teologica, terza parte, questione 29, articolo secondo, si chiede se il matrimonio di San Giuseppe e della Madonna sia stato un vero matrimonio. Perché? Perché si pone questa domanda? E perché alcuni dicono, siccome è stato un matrimonio dove San Giuseppe e la Madonna hanno conservato una castità perfettissima, una purezza ineffabile, allora a questo punto non è un vero matrimonio. E questa risposta ci getta luce su quello che deve essere il matrimonio cristiano, il matrimonio di una famiglia cristiana. Allora, dice San Tommaso, per rispondere a questa domanda, il matrimonio o coniugio si dice vero quando raggiunge la sua perfezione. Vedete, una cosa è vera quando raggiunge la sua perfezione. Esempio, una benedizione di una cosa che è imbenedibile non può essere una vera benedizione perché non raggiunge la sua perfezione. È un contrabbando di una falsa benedizione. Allora, un matrimonio, un vero matrimonio, quando raggiunge la sua perfezione. Ma una cosa, dice sempre San Tommaso, può avere due perfezioni. Cioè una cosa può essere perfetta secondo due punti di vista. La prima perfezione consiste nella forma che dà alla cosa la sua natura specifica. La seconda invece consiste nell'operazione per cui la cosa raggiunge il suo fine. Adesso spiego questo concetto che sembra un po' difficile, però in realtà è facile. Quando è che una cosa è perfetta? Una cosa è perfetta quando ha una forma perfetta. Ad esempio, un'automobile, quando è che è perfetta un'automobile? Quando ha il volante, le ruote, il motore, il freno, la frizione. Se manca il freno, uno va non è perfetta. Quindi, secondo la forma, deve esserci tutto il necessario. Secondo per il fine, perché se poi una macchina, se ha tutti i pezzi e poi non va, allora non è perfetta, perché sennò diventa un modello da museo, è un qualche cosa, però non è un'automobile perfetta, può essere una copia, è una copia come un modellino, che ci sono i modellini delle macchine in scala 1.30, 1.40, eccetera, e però non sono perfetti perché non vanno, sono perfetti quanto alla forma, ma non sono perfetti quanto al fine. Così anche nella famiglia. Allora, dobbiamo considerare nella famiglia, nel matrimonio, la forma, cioè tutto il necessario, quello che è essenzialmente una famiglia, e secondo le sue operazioni. Quindi, allora, se la famiglia di Gesù e della Madonna ha questa perfezione e conserva la sua finalità, allora si può dire che è una vera famiglia.
E perché facciamo questo discorso? Perché le nostre famiglie devono modellarsi su questa sacra, su questa, sulla famiglia di Giuseppe Gesù e Maria. E quindi le nostre famiglie, le unioni di persone, devono essere modellate su questa famiglia. Se no non sono vere famiglie. E non si possono cambiare, contrabbandare per famiglie. E cosa succede? Se si cambia il nome di una cosa dandogli un nome falso, poi, siccome i nomi sono segni delle cose, pian piano si cambia la natura della cosa stessa e si crede famiglia è una cosa che non lo è. Cioè, quando si comincia a chiamare le cose con un nome falso. Questo è il dramma, lo diceva già Platone, nel Polemica contro i sofisti. Non si possono chiamare le cose con un nome che non è pertinente, perché poi altrimenti si viene ad alterare il concetto stesso, la conoscenza stessa delle cose. Bene, allora vediamo la perfezione del matrimonio, cioè che cos'è un matrimonio, da un punto di vista formale. Allora, una macchina è la forma, faccio sempre l'esempio, perché sono, capisco che è un ragionamento un po' difficile, quindi lo devo fare un esempio perché sia comprensibile. Una macchina è composta dal volante, dal motore, dalla carrozzeria, dal cofano, dai freni, eccetera. Il matrimonio, da che cosa è fatto? Attenzione. La forma del matrimonio consiste nella indivisibile unione degli animi. Bellissima espressione, attenzione. Indivisibile unione degli animi. Allora vedete, carissimi fratelli, cos'è una coppia? Una coppia sono due persone per cui è possibile questa indivisibile unione degli animi. E questa indivisibile unione degli animi è possibile a questo mondo, in questa creazione, in questo sacrosantissimo disegno di Dio, è possibile solo tra un uomo e una donna, l'indivisibile unione degli animi. Perché altrimenti non è un'indivisibile unione, può essere un certo legame affettivo, può essere una certa attrazione, una cosa che viene chiamata con la parola amore, oggi se ne combina di tutti i colori, una parola così bella viene mai tanto adulterata. Mi ricordo che c'era un'attrice molto poco seria, un po' disonesta, che aveva fondato il Partito dell'Amore, quindi immaginiamo oggi cosa sentite con questa parola, ahimè. Però la indivisibile unione degli animi, la vera indivisibile unione degli animi, c'è, carissimi fratelli, solo è possibile nella complementarietà creaturale di un uomo e di una donna, e non solo per rivelazione divina soprannaturale, ma in base alla sola ragione. Anche se questo oggi però viene contestato, ma viene contestato perché è un errore, è una cosa arbitraria. Perché pensiamoci bene, pensiamo a questa espressione, indivisibile unione degli animi. Vedete, quindi un marito e una moglie non sono solo due corpi che vanno da... Sono un cuor solo, un'anima sola. Un cuor solo, un'anima sola. E questa, un cuor solo, un'anima sola... non è né uno spirito, l'uomo non è né uno spirito disincarnato né un corpo che va per i fatti suoi. Ogni uomo è un'unione di anima e di corpo. Quindi c'è questa unione indivisibile che si consegue anche attraverso un'unione corporea, che però non è mai staccata da questo fatto. E questo è possibile, vedete fratelli carissimi, solo tra un uomo e una donna. E questo non è uno stereotipo. Lo stereotipo è una convenzione arbitraria. Questo che è una cosa che si vede in tutta la natura, una cosa che si capisce con la ragione, che soltanto per voler soddisfare, giustificare empie pratiche, allora si arriva, ahimè, a mistificare, a negare l'evidenza. Allora, la forma del matrimonio consiste nella indivisibile unione degli animi, che obbliga ciascuno dei coniugi a mantenersi perpetuamente fedele all'altro. Vedete la forma stessa, se si crea col matrimonio una unione indivisibile degli animi, vedete, questo viene già da sé che
il divorzio, separazioni e cose sono qualcosa che va contro la natura del matrimonio. Perché l'indivisibile, se no non è più una indivisibile unione. Se due persone decidono di sposarsi, ma tanto poi quando se non andiamo più d'accordo ci dividiamo, vedete, non è più un'indivisibile unione degli animi. Infatti, se succedesse così, il matrimonio sarebbe nullo. Cioè, non dare, anche come se celebrassi la messa anziché col pane di grano, con del pane di grano nostro, di grano turco, di farina di mais, non succederebbe la messa, oppure se non dicessi le parole esatte, oppure ecco, se battezzassi non con l'acqua ma col vino, non succederebbe il battesimo. Quindi, allora, il fine poi del matrimonio consiste nella generazione e nell'educazione della prole. Allora dice San Tommaso, rispetto alla prima perfezione, il matrimonio tra la Vergine, Madre di Dio e San Giuseppe fu verissimo, perché non c'è mai stata un'unione indivisibile degli animi come quella tra la Madonna e San Giuseppe. Bene. Allora, rispetto alla seconda perfezione, dice Sant'Agostino, tutti i beni del matrimonio si ebbero nei genitori di Cristo, la prole, la fedeltà, il sacramento. La prole sappiamo che è lo stesso Signore Gesù Cristo, la fedeltà senza adulterio, il sacramento perché senza divorzio. Ci mancò solo l'unione carnale. Allora la prole come è una prole avuta, quindi cos'è che è mancato? È mancato solo l'unione carnale, perché la prole, l'educazione della prole, si è avuta perché la Madonna vera madre di Gesù Cristo, quindi la prole l'ha avuta, San Giuseppe padre putativo, perché padre putativo perché si riteneva che fosse, cioè puto vuol dire in latino ritengo, penso, padre putativo. E cosa leggiamo nel Vangelo? Che San Giuseppe era Gesù, era subditus illis, cioè non solo suddito alla Madonna, ma obbediente a San Giuseppe, obbediente anche al padre. Quindi c'è stata anche da parte di San Giuseppe l'educazione della prole, l'attenzione alla prole. Quindi che cos'è che è mancato? È mancata solo l'unione carnale, ma c'era tutto l'essenziale, quindi sia per quanto riguarda la forma, sia per quanto riguarda la finalità. Quindi è stato un vero matrimonio. E allora vedete, c'è ancora lo stesso San Tommaso, riprendendo tanti padri, dice è conveniente che la Madonna sia stata una vergine sposa, perché ha mostrato davanti agli eretici, ha mostrato la santità che negano ora l'uno ora l'altro, ha mostrato la santità sia del matrimonio sia della verginità. Quindi ecco, vedete, questa è diciamo la ragione. Quindi abbiamo visto che in questa sacra famiglia c'è stato il modello più perfetto di matrimonio. E la Chiesa, tutti gli uomini, non solo la Chiesa, gli uomini che hanno un retto uso di ragione, dobbiamo ribadire queste verità. E ora ditemi, fratelli carissimi, se si benedicessero alternative a questa realtà, cosa succede? Non si direbbero che in qualche maniera sono un po' buone, quando in realtà sono delle terribili mistificazioni e privazioni di tutto questo, fratelli carissimi. Ecco. E soprattutto vedete, se in qualche maniera venissero accolte o in qualche maniera con l'appellativo, con una falsa misericordia, ipotizzate liceità di certe forme, sarebbe, attenzione, la ripetizione della menzogna del serpente antico che ha detto ai progenitori, perché il demonio è padre della menzogna? Qual è perché la prima grande menzogna che ha detto è che il demonio è non è vero che voi morirete. Perché Dio ha detto che se noi mangiamo del frutto di quell'albero noi moriremo. Non è vero che voi morirete, diventerete come dei. Allora può un uomo di chiesa,
un cristiano, un uomo che ha la ragione, dire non è vero che voi morirete, possiamo farci, anziché essere, dichiarare il santo Vangelo della croce di Cristo, se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua, anziché dire questo, dire non è vero che voi morirete, perché questo è quello che c'è in ballo. Cioè, farci, cioè, anziché evangelizzatore, perché il Vangelo vuol dire buona notizia, quindi la cattiva notizia, ripetere la menzogna del padre della menzogna, fratelli carissimi, no, non è lecito, non è lecito. Bene, adesso vediamo come questa famiglia ha vissuto. Perché a volte uno può, è vero, questa famiglia perfetta non era una famiglia tra le nuvole, una famiglia che viveva nel paese come nelle favole e vissero tutti felici e contenti. Sì, erano felici, ma vediamo perché erano felici. Felici perché avevano Gesù, ecco, quindi, ma no, non, ecco. Allora, innanzitutto dobbiamo vedere che la Sacra Famiglia era una famiglia, prima di tutto, di preghiera. E questo perché ho detto di tutte le virtù, ho cominciato a dire questa, perché è ciò che regge la famiglia, la santità della famiglia viene retta, anche la stabilità viene retta dalla preghiera di tutti i componenti, del marito, della moglie, dei figli. Perché, vedete, fratelli carissimi, questo lampadario sta su perché vedete che è attaccato al soffitto. Se io taglio il filo, rompo il collegamento con l'alto, il lampadario cade e cosa succede? Va in frantumi, va in mille pezzi. Quindi una famiglia o è attaccata all'alto con una grande vita di preghiera, o altrimenti necessariamente andrà in frantumi. Andrà in frantumi perché ci vuole la grazia sia per fare le buone azioni, vivere bene, e ci vuole la grazia per respingere tutte le tentazioni, tutte le alternative, tutte le volte che il diavolo dice schiodati in un modo o in un altro. E ci vuole la grazia. La grazia dove non si prende in farmacia la grazia, neanche alla coppa. La grazia si prende, con la preghiera, con la preghiera e con i sacramenti. Allora, ma attenzione, come deve essere la preghiera in famiglia? Allora, la preghiera in famiglia, allora, da un lato vedete, la famiglia non è un monastero, perché immaginiamo che un povero marito deve andare al lavoro tutte le mattine e a un certo punto apre il cassetto per prendere la camicia pulita e dice, cara, com'è che sono finite le camicie? Ah, carissimo, ieri sono andata alla Via Crucis, l'altro giorno ai 9 venerdì e l'altro giorno alle devozioni di Santa Rita e mi dispiace. Ecco, allora quella non sarebbe una buona moglie, quella che facesse queste cose, o così, oppure se, ecco, e viceversa, e se la moglie dice com'è che non è arrivato lo stipendio sto mese? No, non sono andata a lavorare perché sono andato a pellegrinaggio a Gerusalemme. Ecco, no, non va bene, perché c'è la devozione della famiglia, non è la devozione del monastero. Però, diciamo, sicuramente ci vuole un po' di preghiera, cioè il rosario, l'adorazione, la santa messa, una base di preghiera, un po' di preghiera secondo la misura di ciascuno ci vuole, ma poi soprattutto è importante trasformare tutto in preghiera con la purità di intenzione. Allora vedete, quando la Madonna faceva la minestra per Gesù, si impegnava a farla, non faceva una minestra cattiva, perché dice figurarsi se Gesù si lamenta, figurarsi se Gesù dice che questa minestra è cattiva, non può dire Gesù bambino che schifo mamma, non può dire, non potrebbe dirlo, assolutamente, cioè, allora ne approfitto, faccio quello. No, la Madonna faceva per Gesù bambino la minestra buonissima, per Gesù bambino. E San Giuseppe, quando faceva le sedie, i tavoli, li faceva bene. Proprio, ecco, perché? Perché, perché allora, vedete, come il laico, come si santifica? Lavorando bene per amore di Dio. Vedete, allora, fatto bene, però, vedete, la purità di intenzione. Perché si può far bene una cosa? Ecco, sono la migliore cuoca del condominio oppure per amore di Dio?
Per cosa faccio questa cosa? Per amore di Dio. Per chi lo faccio? Allora vedete, noi a Loreto è importante, quando andiamo nella Santa Casa, no? Noi pensiamo, cioè, la cosa che ci viene in mente, dove sarà venuta l'Annunciazione? E c'è il professor Nicolini, che è un grandissimo esperto, che riesce a, dice tutte le traduzioni, le piastrelle dove è avvenuto, sa indicare tutti i punti. Ma vedete, l'Annunciazione è stato, quanto è durata? Mettiamo qualche ora in un'esperienza mistica, oppure probabilmente qualche frazione di secondo col tempo nostro, ma tutto il resto? Allora vedete, tutte quelle pietre, quante volte la Madonna le avrà sgurate, lavate, messe a posto? E la grandezza di questo lavaggio è nello straordinario amor di Dio, nella straordinaria purità di intenzione con cui queste mattonelle sono state lavate. Capito? Allora, quello che santifica la vita familiare. Vedete, oggi c'è la promozione del laicato, no? Si dice, scusate se dico questo, oh, finalmente adesso i laici sono promossi. Ecco, gli mettiamo il camice addosso, gli facciamo distribuire la comunione, gli facciamo fare la lettura, perché una volta il laico, poveretto, era... Questa qui è una promozione assurda del laico, è una clericalizzazione del laico. Viene fatto fare il laico l'imitazione del prete, quando deve fare l'imitazione di Cristo. Invece il laico deve lavorare bene, essere un bravo professionista, un bravo padre, un bravo operaio, e la donna una brava mamma, una brava maestra, una brava educatrice. E questa è la santificazione, non a fare l'imitatore del prete. E questo è il dramma. Che allora, quando la vergogna, quando ci sono preti sanissimi seduti che fanno dare la comunione al primo che viene, perché adesso dobbiamo promuovere il laicato, è come quando quell'altro disgraziato assioma che si sente è una fortuna che manchino vocazioni, così si promuove il laicato, cioè questa bestemmia terrificante, è come se la diminuzione del numero delle messe non fosse una tragedia, la più grande tragedia, che più grande cataclisma che può capitare nella storia di questo povero mondo. Ecco, ancora vedete, la Santa Famiglia di Nazareth era una famiglia povera, di una grande povertà spirituale. Vedete? Allora, sapete che quando sono andati a Gerusalemme 40 giorni per la purificazione, cosa hanno dato? Una coppia di tortore. Ed era l'offerta dei poveri. E uno dice, e loro che hanno portato i magi, che fine ha fatto? Ci avete mai pensato? E allora dico, i santi padri, no? Ecco, che non stanno a dire, ah, non c'era il registratore, è un mito, no, dicono, avevano già dato ai poveri, vedete, ecco, adesso non mi ricordo più quale santo che l'ha detto, ma cioè, sono sicuro che qualcuno, c'è cioè, proprio, non è credo il mio sacco, cioè, loro che avevano ricevuto da immagine avevano dato ai poveri, loro era una grande, non che... che tutte le famiglie devono vivere in uno stato di povertà, di miseria assoluta, però anche è importante il distacco dalle ricchezze e vedere, cioè di non fare, cioè quante famiglie sono andate a rotoli per un eccesso, per un attaccamento al lavoro, al denaro, alla carriera, eccetera, con moglie e marito che lavoravano distanti, eccetera, e poi alla fine è successo il patatrac, anche per questo motivo, e quanto per certe cose, per cupidigia di denaro, cos'è successo? Si adultera il matrimonio, ah, non possiamo avere figli se non lavoro, io non mi realizzo se ho dei figli, eccetera, allora la profanazione del matrimonio, e poi la divisione dei coniugi, la mancanza di preghiera, la vita in peccato, vedete, è per questo che San Paolo dice che la cupidigia di denaro è la radice di tutti i mali, invece vedete, allora dice Leone XIII nell'enciclica Rerum Novarum, che un buon padre di famiglia deve avere, qual è il salario sociale, cioè quello che dovrebbe essere dato al padre, al capo famiglia, lasciando, non obbligando la moglie a lavorare. Il salario necessario per vivere dignitosamente e poter mettere da parte, risparmiare un po' per far fronte alle incertezze della sorte, alle incerte vicende della fortuna, se c'è una malattia, una situazione, una cosa particolare, allora una famiglia deve avere un po' da parte, che è diversa dalla povertà di un frate, che fa il voto di povertà, che il voto di povertà non avere niente,
c'è una povertà, che è della, una certa povertà spirituale, che è della famiglia. E dice, chi sono, dice il catechismo, chi sono i poveri di spirito? Quelli che se non hanno i soldi non se ne dolgono, se li perdono non si rovinano la vita, e se li hanno e li usano bene per la gloria di Dio. Questa è la povertà della famiglia. La Sacra Famiglia è stata una famiglia tribolata. Pensate il viaggio tra per nascere, diciamo, il viaggio tra, da Nazareth a Betlemme, il non trovare posto, la fuga in Egitto, il duro lavoro. Vedete, perché è stata tribolata, ed è stata tribolata corredentrice. È una tribolazione corredentrice. È come quando San Giuseppe ha circonciso Gesù e la Madonna si è offerta nel vedere il sangue prezioso di offrirsi per la passione, di unirsi alla passione di Cristo, e Simeone ha detto: anche a te una spada trapasserà l'anima. Quindi una famiglia vissero felici e contenti, è il finale delle favole. Vissero contenti nella tribolazione, perché tutti uniti a Cristo crocifisso, amando Gesù Cristo, e siccome avendo la carità come frutto di gaudio, per quello si è contenti. Ma non perché non c'è la croce. Allora, quando si porta la croce per l'amor di Dio, ecco che arriva la gioia. In questo senso furono felici e contenti San Giuseppe e senz'altro, però in mezzo alla tribolazione, offrendosi per la salvezza del mondo. Allora tutte le fatiche che una famiglia fa, l'educazione dei figli, il duro lavoro, il perdonarsi, tutta la fedeltà che c'è, e vedete, tutto questo viene unito alla passione di Cristo. Una famiglia che ha amato il lavoro, che non sono stati oziosi, e vedete, una famiglia obbedienti come famiglia, alle leggi civili, il censimento. Nel Santo Vangelo, alle tradizioni ebraiche, all'antica legge, il pellegrinaggio a Gerusalemme, c'erano le feste del pellegrinaggio, Pentecoste, la Pasqua, la festa delle capanne, e Gesù tutti gli anni c'era un pellegrinaggio, andava in pellegrinaggio. E vedete, e anche qui vedete com'è che nel pellegrinaggio a Gerusalemme si parla solo di Gesù e non degli altri fratelli? Perché non ne aveva, vedete, ci sono tanti argomenti che confermano la verginità della Madonna. Ecco. E poi vedete l'obbedienza, vedete, anche all'interno della famiglia, no? Quando, vedete, nel Vangelo di oggi, cosa dice la Madonna a Gesù quando lo trovano? Figlio, perché hai fatto questo? Tuo padre ed io ti cercavamo. Vedete? Non dice io che sono l'Immacolata e poi tuo padre, che padre putativo, sì, vabbè, d'accordo, ti cercavamo. No, tuo padre, dice, capito? Cioè, la Madonna era una moglie che obbediva al marito. Ecco, allora, io a volte mi trovo un po' in difficoltà quando in parrocchia consiglio sempre di leggere: voi mogli state sottomessi ai vostri mariti. Se l'insurrezione, no, tutte le scuse, ma oggi non è vero perché siamo uguali, tutte queste cose qui. Vedete, tuo padre e io ti cercavamo, decidete voi chi ha ragione. È chiaro che essere sottomessi al marito non vuol dire che il marito sta sull'amaca e dice alla moglie: portami la birra. È chiaro, è come purtroppo avviene in certi matrimoni islamici, dove la moglie col burka, le gare in casa, che la tasa, che sta in casa, che la tasa, eccetera. Ecco, no. Il marito ami la moglie come Cristo ama la Chiesa, però c'è una gerarchia che il femminismo non ne vuole assolutamente sapere. Ma il marito, il padre di famiglia, ha una grazia di Stato, dove nelle decisioni, come il vescovo ha una grazia di Stato per mandare avanti una diocesi, un parroco, una parrocchia, il papa per mandare avanti la Chiesa, il padre di famiglia ha la grazia di Stato per mandare avanti la famiglia. Che questo non vuol dire che la moglie, che non conti assolutamente niente, però c'è questa grazia che va riconosciuta, perché lo riconosceva anche la Madonna. Cioè, la Madonna obbediva e Gesù obbediva a San Giuseppe, la Madonna era subito utilis, solo in un momento, in un punto, perché doveva distaccare
i genitori preparare la Madonna al grande nascondimento, alla perdita di quei tre giorni del Sabato Santo, e doveva anticipare nella sua vita nascosta quel mistero, ma solo per quell'occasione lì, se no era subito Lucillis. Mamma, cosa devo fare? Capito? Ecco, fratelli carissimi. Allora, e come conclusione, vedete, carissimi fratelli, allora dico quello che dicono tanti papi, ritorni il rosario nelle famiglie, rimaniamo attaccati al rosario, questa preghiera che tanti papi hanno scritto in cicliche, e la Madonna ha dato, come ha detto la venerabile Suor Lucia, ha dato in quest'epoca un valore straordinario a questa preghiera. È importante, ricordiamo, nella familiaris consortio, il rosario detto in famiglia, con i bambini, anche se sono piccoli, che vedano i genitori pregare, è una cosa educativa, e a volte obbligare un bambino troppo piccolo a dire il rosario può essere controproducente, però che veda i genitori pregare, questo, che si ricordi, perché nella vita può succedere di tutto, che un figlio prenda una brutta strada, però a un certo punto la vita ha dei punti di incertezza, delle cose, la mamma e papà, come dicevano la preghiera, chissà che in punto di morte il ricordo dell'Ave Maria, della mamma o del papà non provochi la salvezza dell'anima di quella persona che può essere il figlio, che può essere il figlio prodigo. Leggete, lo dice più o meno San Giovanni Paolo II, che cita Paolo VI nella esortazione apostolica familiaris consortio, che ahimè, come tanto magistero, oggi è un po' messa nell'oblio. Quando vedete, carissimi fratelli, il magistero deve essere omogeneo. Non esiste mai un magistero che scaccia il magistero. Un magistero non può essere contraddittorio, oppure fare delle affermazioni da cui ne deriva necessariamente una contraddizione. Lo sviluppo del magistero è omogeneo. Omogeneo. Cioè, come un albero, una quercia che dà le ghiande, non può dare delle arance. Ecco, così l'insegnamento della Chiesa. Per cui non si può dire tutto ciò che è passato, e sarebbe sbagliato dire fermiamoci al passato, solo quello, ma è ugualmente sbagliato, adesso tutto quello che c'era ormai non vale più, perché adesso c'è una nuova Chiesa, una nuova fede. Questo sarebbe, ahimè, sbagliatissimo. Però allora, in questo bel documento, rileggiamolo, e che la Madonna aiuti. E io prego per la mia famiglia, che sono ormai, i miei genitori sono, spero, in paradiso, e la mia famiglia siete voi. Ecco, chi sono, come Gesù dice, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, e in questo momento siete voi, e quindi un sacerdote, il celibato, non è una rinuncia a un matrimonio, ma è un matrimonio superiore, che non poligamia, per l'amor del cielo, ma ecco, un sacerdozio, cioè una famiglia, è con più tutti fratelli, sorelle, madre, e come tali vi voglio bene, e vi devo voler bene, ma anche se non dovessi, lo vorrei a tutti, anche quelli che mi ascoltano con questi mezzi moderni, e il modo di comunicazione. Ave Maria, sia lodato Gesù. Sempre sia lodato.